Annalisa Scarrone e Alessio Bernabei stanno insieme? I fan in delirio. Annalisa Scarrone in arte Nali e Alessio Bernabei sono fidanzati? Le storie spostate dal cantante che fanno tanto sperare i fan. Ieri sera alcuni video postati da Alessio Bernabei insieme ad Annalisa Scarrone hanno letteralmente fatto scattare sull'attenti i fan dei due cantanti. Gli ex allievi di Amici di Maria De Filippi erano insieme ad una serata e, dopo essersi mostrati molto complici in alcune storie su Instagram, hanno spinto diversi utenti sul web a chiedersi, ma Annalisa e Alessio stanno insieme? Secondo i sostenitori di questa tesi l'atteggiamento dei due sarebbe inequivocabile. Mentre dall'altro lato, invece, c'è anche chi ammette che forse è un po' troppo esagerato parlare già di coppia. Nessuna risposta è ancora arrivata da parte dei due, sui cui profili social non hanno nemmeno menzionato la questione, non ancora perlomeno. Annalisa Scarrone, la musica è la fine di una storia importante per Nali. Annalisa è adesso tornata in TV con tanti nuovi progetti. La cantante è oggi tutor di Amici e protagonista di Tutta colpa di Darwin, un nuovo programma di Italia 1 che, in seconda serata, la vede alla conduzione. Per quanto riguarda invece la sua vita sentimentale, Nali è ormai single da diverso tempo. Un importante capitolo della sua vita sentimentale si è chiuso e, come dichiarato dalla stessa recentemente a Verissimo, per lei è arrivato il momento di guardare oltre. La vicinanza sospetta con Alessio Bernabei ha a che fare con la sua decisione di voler voltare pagina? Nonostante i fan della coppia oggi continuino a fantasticare, bisogna ricordare che, di fatto, nulla di ufficiale è stato ancora confermato. Annalisa Scarrone ad Amici, la cotta di biondo diverte il pubblico e la padrona di casa. La presenza di Annalisa Scarrone ad Amici è stata apprezzata soprattutto da un allievo della scuola, Biondo, il quale, dopo aver ammesso di trovare la sua tutor carina, si è lasciato spesso andare in affermazioni che hanno divertito molto il pubblico e Maria. Stuzzicato dalla De Filippi e ripreso dalle telecamere della scuola, infatti, il rapper è stato spesso chiamato a commentare la cosa durante la diretta di sabato. Un siparietto simpatico che sembra aver divertito molto i telespettatori a casa e i presenti, compresa Annalisa, destinataria finale di questa tensione.